BuzzBlog, siamo qui a Torino e ci troviamo a Porta Palazzo, dove è in corso il mercato di Porta Palazzo, il famoso mercato di Porta Palazzo. Siamo qua con Serena Tagliaferri, presidentessa dell'Associazione Nazionale Fieristi Italiani, per parlare di commercio, perché Serena, tu sei anche una commerciante. Che cosa ne pensi del mercato e in generale del commercio? C'è un po' di ripresa? Ci stiamo riprendendo da un punto di vista economico? Ciao Marco, ciao a tutti, ringraziamo innanzitutto BuzzBlog per l'ennesima opportunità che ci ha dato. Noi ci siamo volutamente messi da questo lato, che è il lato degli alimentari, infatti vendiamo bellissime bancarelle di frutta e verdura, per fortuna attorniate da clienti compranti. Però non è l'unica faccia della medaglia, infatti dall'altra parte, dove invece ci sono abbigliamento, calzature, beni per la casa, non c'è nessuno. E questo è il sentore e la dimostrazione di quella che è stata questa psico-pseudo-pandemia di questi ultimi 2 anni. La gente è riuscita, è ritornata per fortuna ad acquistare al mercato, però purtroppo compra solo generi di prima necessità, cioè gli alimentari. Ecco, secondo te il governo che cosa dovrebbe fare da questo punto di vista? Come dice la signora, forse sarebbe il metodo migliore, ma non lo si può fare. Allora, a parere mio, bisognerebbe incentivare e aiutare e sostenere le aziende e i commercianti, le famose partite IVA, perché sono state quelle più penalizzate durante questi 2 anni di pandemia. Un esempio lampante lo abbiamo qua a Torino con l'Eurovision. Senza nulla togliere, manifestazione meravigliosa per la quale però sono stati spesi veramente tantissimi euro. E a parere di noi commercianti questi soldi sarebbero stati potuti essere investiti per aiutare i commercianti, per aiutare le partite IVA, per aiutare tutte quelle attività che in questi 2 anni sono state chiuse. Faccio sempre il solito esempio di noi fieristi, noi per 15 lunghi mesi non abbiamo potuto esercitare la nostra professione, ma come noi ci sono tante altre attività, chi organizzava eventi e manifestazioni, wedding planner, cantanti, artisti, insomma tutto il mondo del divertimento e dello spettacolo per più di 15 mesi è stato completamente chiuso e in questo momento si pensa all'Eurovision. Questa Eurovision, sì, è vero, per carità, avrà anche portato gente a Torino, ma questa gente rimane il tempo di una settimana e tra una settimana è come se noi facessimo le pulizie a casa e anziché raccogliere la polvere, alziamo il tappeto e la polvere la mettiamo sotto al tappeto. Le cose non vanno nascoste, le cose vanno risolte e in questo momento l'unico modo per risolverle è che questo governo dia una mano alle attività che veramente hanno patito durante questi 2 anni. Come vedi il prossimo futuro anche, diciamo, anche sotto la prospettiva del tuo lavoro, del tuo mestiere? Allora, le fiere hanno riaperto, infatti stiamo cominciando, anche se con molta calma, a rivedere la domenica, e non solo, perché alcune fiere sono anche in settimana, le famose fiere sagre e feste patronali. Solamente che dopo questi 2 anni le persone, sì è vero, per carità, vengono a farsi la passeggiata in fiera, ma non acquistano più. Non comprano più come prima perché sono stati abituati a comprare online e tutto questo è semplicemente devastante per quanto riguarda il nostro settore perché ha avuto una crisi pazzesca. Gli incassi sono scesi veramente di più del 70%. Grazie a Serena Tagliaferri per la tua testimonianza. BuzzBlog da Torino.